Buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati per i martedì di Miriam Camerini, per il Centro Culturale Primo Levi. Siamo sempre nella serie Miriam e le altre, personaggi biblici che vi sto raccontando da ormai svariate settimane. Abbiamo, diciamo, proceduto a passo lento ma sicuro attraverso il libro di Bereshit della Genesi, quindi il primo libro della Bibbia, anche il primo libro della Torah, del Pentateuco, e ci siamo soffermati su Eva e Adamo, su Noè, sui patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, le loro mogli, Sarah, Rivka, Sarah, Rachel, Lea. Poi abbiamo parlato di Yehuda e Tamar, Giuda e Tamar, e questa sera proseguiamo il nostro secondo incontro dedicato alle storie di Yosef, Giuseppe e i suoi fratelli. Ci troviamo però anche in una sera particolare perché, come potete vedere, io mentre vi parlo sono una sera prima, quindi alla seconda sera della festa ebraica dei lumi, Hanukkah, quindi qua vedete due candele accese più lo shamash, il servitore, e domani sera invece quando voi guarderete questo video saremo alla terza candela di Hanukkah, al terzo lume di Hanukkah, quindi è una mitzvah, è un precetto quello di studiare Torah al lume delle candele di Hanukkah, quindi abbiamo il grande privilegio qua di poterlo fare insieme, quindi siamo molto contenti che proprio coincida tra l'altro la storia di Giuseppe e di Yosef, perché tradizionalmente questa è una delle storie che più sono state oggetto, per esempio, delle recite, delle rappresentazioni teatrali che si facevano durante Hanukkah, dove appunto quasi è una festa che fa gara con quella di Purim, di cui ancora parleremo, come festività ebraica dedicata ai bambini e a molte cose allegre e festose, tra cui appunto l'allestire delle recite, degli spettacoli. E allora vediamo però invece qual è l'umore del nostro povero Yosef Giuseppe, che abbiamo lasciato dentro al suo appunto capitolo 37 del libro della Genesi di Bereshit, e se vi ricordate o per chi di voi volesse andarlo a riguardare, ci eravamo fermati in un momento in cui diciamo l'intera famiglia di Giacobbe e tutti i suoi protagonisti sono in un punto molto basso, cioè c'era proprio anche il campo semantico, le parole dello scendere, dello stare giù, dello stare in basso. Abbiamo detto che Giuseppe viene prima calato in un pozzo, in una cisterna dai suoi fratelli che vogliono o ucciderlo o lì imprigionarlo in attesa poi di decidere che cosa farne. Vediamo Giuda, Yehuda, il fratello che per primo ha proposto l'idea di vendere Giuseppe, che scende da presso i suoi fratelli, ci viene detto, e va a stare altrove, sposa una donna non della sua stirpe e insomma in qualche modo per un po' va fuori, si perde, poi si redimerà in parte con l'atto di Tamar a cui abbiamo dedicato la nostra puntata di 2 settimane fa. E quello che forse scende più in basso di tutti è Giacobbe, proprio il patriarca della scala, quello che si era sognato questa scala con gli angeli, i messaggeri divini che salgono e scendono, quindi uno che con la verticalità qualcosa ha a che fare, che addirittura si augura o si immagina che scenderà nello Sheol, scenderà Sheol, sentite come suona bene, nonostante questa mia terribile voce di super raffreddata, e Giacobbe dice che scenderà nell'inferno, diciamo, negli inferi, nell'oltretomba, nell'aldilà, ancora in lutto per la morte di suo figlio, cioè rifiuta, come vedevamo già un paio di settimane fa, di essere consolato, forse proprio perché dentro al suo cuore di padre sa che in realtà questo suo figlio prediletto forse non è morto, quindi finché non ha la prova certa della sua morte, gli è impossibile anche elaborarne il lutto, diremmo noi oggi. E allora dicevo che ci eravamo interrotti in questo momento in cui l'intera casa di Giacobbe era, come dire, nel punto più basso della sua storia, anche se in qualche modo invece la discesa sta solo per incominciare, ma sappiamo che nella discesa, come dice il D-Book di Hansky, è già prevista, è già contenuta la risalita, quindi solo cadendo molto in basso si può risalire. Ed eccoci qui, siamo al capitolo 39 della Genesi, sempre per chi volesse seguire da casa anche con una sua Bibbia, un suo Tanakh in mano,
E ci viene detto, va Yosef hurad Mizraiba, e Giuseppe venne sceso, venne fatto scendere, venne condotto in basso, venne calato in Egitto, e lì lo comprò Potifar, che era un ministro, Serissa sarebbe anche un eunuco, in realtà nel libro di Esther, per esempio, i Serissim sono gli eunuchi. Ci sono molte somiglianze, voglio dire per inciso, tra la vicenda di Giuseppe, come viene raccontata da qua in avanti, e quella di Esther, a cui è dedicato un intero libro della Bibbia, nella sezione dei Ketuvim, degli scritti. C'è un terzo parallelo, paragone, che è una parte del libro di Daniele, sempre negli scritti, nella Bibbia ebraica Daniele sta non tra i profeti ma tra gli scritti, e questo è molto significativo rispetto alla differenza col canone cattolico. In tutti e tre i casi si tratta di personaggi ebrei, tra virgolette, Yosef e Daniele, due uomini, e Esther, una donna, che si trovano a vivere a palazzo, proprio dentro al centro del potere, alla corte straniera per eccellenza. Nel caso di Giuseppe, il primo, assolutamente il primo esilio della storia, ripeto, tra virgolette, ebraica ante litteram, cioè quello d'Egitto, quello biblico, diciamo biblici lo sono tutti, ma quello della Torah. Mentre invece nel caso di Daniel e in quello di Esther ci si trova davanti all'esilio babilonese prima nel caso di Daniel e persiano poi nel caso di Esther, ma i due si succedono abbastanza a stretto giro l'uno all'altro nell'ordine in cui li ho enunciati. E appunto in tutti e tre i casi si tratta di giovani, giovanissimi e giovanissime ebrei che trovano il modo non solo di sopravvivere e di mantenere la propria identità nel palazzo del re straniero, ma di diventarne in qualche modo inseparabili e imprescindibili, di rendersi indispensabili, diciamo. Allora, Esther sappiamo che sceglierà, come dire, la via della bellezza e della grazia, per cui viene semplicemente scelta come regina perché il re si innamora della sua bellezza, delle sue fattezze. Nel caso di Daniel, c'è anche della meritocrazia, se vogliamo, perché è il ragazzino, il ragazzo più intelligente, più saggio, più assennato di tutti, che riesce a consigliare i vari re babilonesi, Nebuchadnezzar, Baltasar, eccetera. E nel caso di Yosef, di Giuseppe, è anche forse una sintesi di entrambe le cose, sia la sua bellezza, la sua grazia. Ci è stato detto già più volte che Giuseppe è bello di forme, bello d'aspetto. Ha qualche cosa in sé proprio di grazioso, di gradevole, cioè le persone quando lo guardano gli vogliono bene, e questa è la stessa cosa che ci viene detta della regina Esther, è una bellezza la sua che attrae, che seduce non solo nel senso meramente eterosessuale del termine, ma anche in generale che tutte le persone che le stanno accanto provano grazia nei suoi confronti o provano dolcezza verso la grazia che lei emana. E ripeto, Giuseppe ha un po' entrambe le cose, perché ha questo, ma ha anche invece l'intelligenza, la sapienza, la saggezza di un Daniele. Quindi ha entrambe, se vogliamo, le qualità tradizionalmente più maschile una e femminile l'altra. Yosef, non a caso il nome lo ricordavo già la volta precedente, significa aggiungere, quindi c'è questa idea anche di essere uno che è capace di fare sintesi tra cose diverse, che sa aggiungere una cosa all'altra, sta mescolarle, tenerle assieme. Quindi Yosef forse fra le sue varie doti ha anche quella di saper tenere assieme la grazia maschile dell'intelligenza, ovviamente sto parlando in termini antichi, non strettamente legati all'oggi, ma la capacità proprio di uomo politico e di governo, quale si rivelerà, con anche appunto una certa bellezza e grazia nei modi, quindi anche adatto a una corte. E allora, ripeto, torniamo al nostro Yosef, che viene fatto scendere in Egitto, viene comprato dall'eunuco o dal ministro Potifar, e viene messo a capo molto rapidamente di altri servitori, perché appunto ci viene detto che è una persona molto riuscita, si direbbe, anzi si dice proprio così anche nella Bibbia, una persona che riesce di successo, e quindi fa rapidamente carriera, e il suo padrone, il suo proprietario,
Potifar si rende conto che c'è qualcosa di straordinario e di divino in questo suo essere così abile, così capace, e si rende conto che appunto Dio sta con lui. Ci viene detto appunto la stessa cosa che ci verrà poi detta della regina Esther, cioè che Giuseppe trova grazia agli occhi del suo padrone, ma anche di tanti altri, e che appunto diventa in breve il sovrintendente di tutta la casa di Potifar, che, come ho detto, è a sua volta uno dei più importanti dignitari di corte, quindi nella gerarchia faraonica, in questa piramide egiziana, fa carriera molto bene. E praticamente ci viene detto che la divinità benedice la casa di Potifar proprio perché Giuseppe ne è a capo, e quindi le cose vanno sempre meglio, e più c'è felicità e abbondanza per tutti, meglio va anche per Giuseppe. Ci viene anche detto che Potifar via via gradualmente si convince, si affida a Giuseppe sempre di più, lo stima, insomma, si fida di lui e lascia tutto quello che possiede nelle mani di Giuseppe e non vuole sapere niente più dei suoi possedimenti tranne che del cibo che mangia e diciamo non tiene per sé come suo tesoro personale niente, niente altro che il cibo che gli serve, si direbbe l'argent de poche, cioè vuole soltanto avere le necessità quotidiane, per il resto se ne occupa Giuseppe. Ci viene ricordato ancora una volta che Giuseppe è bello di forme ed aspetto, e a questo punto però questa sua bellezza non intriga soltanto Potifar, ma anche la sua donna, cioè la moglie di Potifar. Ci viene detto dopo questi fatti la moglie del suo padrone, che di cui non ci viene mai detto il nome nel testo biblico, mise i suoi occhi, quindi si iniziò a interessare di Giuseppe e gli diceva, gli disse, non sappiamo se è un'azione puntuale o continuativa, gli diceva, io immagino, dormi con me, vieni a letto con me. Quindi, insomma, una donna abbastanza esplicita, diciamo, nelle sue azioni, non particolarmente celata e nascosta. Ovviamente il convento non vede molto di buon occhio un simile comportamento da parte di una donna, ancorché, diciamo, gentile, non ebrea, ma comunque non è certo il modo di comportarsi di una donna di svariati millenni fa, così sfacciatamente dire, vieni a letto con me, insomma, un po' tanto. Infatti ci sono vari commenti che la descrivono come una poco di buono, per di più sposata, insomma. E qui vediamo, siamo al verso 8 del capitolo 39, una delle poche Shalshelot, cioè uno dei segni di lettura, per chi di voi stesse seguendo su Sefaria, capitolo 39, verso 8, va Imma'en, sopra la Aleph, diciamo, di En, c'è un segno così, un po' a spirale, che è un segno di lettura, di cantillazione, un tam, quindi un gusto letteralmente, che è molto raro, ce ne sono mi pare appena una decina o una dozzina in tutta la Torah, e sostanzialmente si legge proprio come una pausa di riflessione, cioè poiché il verbo significa che Giuseppe, diciamo, esita, tentenna, di nuovo un parallelo con la regina Esther, di cui si dice Vatimaena Malkah, cioè che la regina non sapeva cosa fare, esitava a rispondere allo zio Mordecai sul da farsi verso il decreto di Amman. In questo caso ci viene detto che Giuseppe da un lato rifiuta, nel senso che sa che non vorrà andare a letto con la moglie del suo padrone, dall'altro forse la carne è debole, la tentazione è forte, la donna è giovane e lui non vede una donna da molti anni, peraltro, e quindi insomma tutto questo è racchiuso in questo va Imma'en, che sembra davvero come una testa che fa un po' così, un po' cos'ha, un po' sì, un po' no. E appunto poi anche su questo chiaramente il commento è ampio, nel trattato di Avodah Zarah, per esempio, nel trattato sull'idolatria del Talmud babilonese, c'è tutto così un midrash, un racconto rabbinico in cui la divinità interviene in qualche modo a far sentire in colpa Giuseppe e porta in ballo, porta in corte tutti i vari nemici di Israele che di volta in volta ci sono stati, quindi il re Nimrod dell'epoca della nascita di Abramo e Labano di cui abbiamo tanto parlato e appunto in questo caso la moglie di Potifar, quindi questi sarebbero tutti dei gentili malvagi o comunque non particolarmente buoni.
che verrebbero a testimoniare contro Israele in vari momenti della loro storia. Però in realtà qui Giuseppe è assolutamente inattaccabile perché ci viene detto che tentenna, che esita, ma che resiste alla tentazione e disse alla moglie del suo padrone: no, perché il mio padrone non ha voluto sapere niente di me, cioè di quello che faccio, rispetto alla sua casa. E nelle mie mani ha dato tutto quello che possiede, quindi c'è questa idea per cui io non posso ripagarlo. Come dire, l'unica cosa che giustamente ha tenuto per sé, cioè sua moglie, prendermi anche quest'ultima quando mi ha già affidato tutto il resto con piena fiducia nei miei confronti. E appunto Giuseppe continua a spiegare alla moglie di Potifar: nessuno in questa casa è più importante di me, ci sono solo io dopo Potifar. Scusate, devo fare questa operazione orribile ogni tanto. E quindi non posso certo ripagarlo in questo modo. E a questo punto ci viene detto che questa azione continua varie volte. La moglie di Potifar continua di giorno in giorno a cercare di sedurre Giuseppe, a convincerlo a giacere con essa. Ma Giuseppe si mantiene saldo. Si dica, tra l'altro, molto importante, che Yosef Giuseppe viene chiamato nella tradizione rabbinica Yosef HaTzadik, Giuseppe il giusto, per questa definizione, come dire che ognuno di noi ha un'azione che lo o la definisce per tutta la vita, la cosa più importante che ha fatto, la cosa più difficile che ha superato, la cosa più significativa che è successa nella sua vita. Giuseppe per tutta la vita sarà Giuseppe il giusto, il retto, il corretto per questo momento, per il fatto che ha resistito alla tentazione della moglie e del suo padrone. In qualche modo è l'azione che più lo definisce, cioè che tutte quelle che ha fatto prima e tutte quelle che verranno dopo sono definite e diciamo illuminate da questa, da questo suo resistere giorno per giorno alla tentazione. Voglio farvi vedere le candele ancora un po' prima che si spengano del tutto. E intanto vi sentite lo stesso, ma mi piace che vediate un po' le candele. E dicevo che appunto la moglie di Potifar continua ogni giorno a cercare di sedurre Giuseppe e in realtà non succede mai niente. E verso 11, e questo è un verso che verrà poi molto commentato, la moglie di Potifar entra in casa e Giuseppe è da solo in casa, non c'è nessuno. E allora il Talmud si domanda com'è possibile che una casa così importante, un casamento pieno di servitù e di amministratori e sovrintendenti sia vuota, cioè non è mai vuota una casa così, c'è sempre un custode, un guardiano, un giardiniere. Com'è possibile che lei trovi casa vuota? E allora il Talmud, sempre pronto a incolpare il teatro di qualsiasi cosa, ci viene in aiuto, si fa per dire, dicendoci che quello era il giorno dello straripamento del Nilo, che era una grande festa pagana, perché la divinità Nilo, straripando, ovviamente garantiva l'intero raccolto successivo. Quindi questa è una storia che ha molto, ripeto, è nel Talmud, è nel Midrash, non è nel testo biblico, ma ha molto a che fare con l'intero proseguimento della storia di cui stiamo parlando, quindi sia il sogno di Giuseppe, di cui già abbiamo visto quello in cui i covoni di grano dei fratelli e dei genitori forse si inchinano al suo, e sicuramente quello che succederà in seguito quando l'intera famiglia, ma l'intera popolazione di quella regione si inchinerà a lui per avere grano. Quindi questa idea del Nilo che straripa e appunto garantendo la prolificità e la fertilità di tutto il terreno non è casuale, ripeto, non è nel verso della Bibbia, ma è nel commento al testo, nel commento rabbinico. Appunto, quindi ci viene detto che la casa era vuota perché era il giorno dello straripamento del Nilo, oppure del Festival del Nilo, che sarebbe una sorta anche lì di festività, festeggiamento. Questo è scritto in Bereshit Rabbah, che è un grande corpo di commento di epoca rabbinica, primi secoli dopo Cristo, al testo della Genesi. Bereshit Rabbah ci dice: com'è possibile una casa così importante senza nessuno? Era il giorno del Festival del Nilo, che era un giorno dedicato al teatro, gare, concorsi di teatro, e tutti quanti erano andati, ovviamente i pagani, a godersi il teatro,
E soltanto Giuseppe era rimasto a casa dicendo: ho del lavoro da sbrigare, approfitto della mezza giornata di silenzio per lavorare, portarmi avanti, riportarmi in pari, no? Una situazione che quasi conosciamo. Andate voi che io rimango a smaltire un po' di lavoro arretrato. E allora lui proprio così dice, ma Mal gliele incoglie perché è a casa da solo e la moglie di Potifar ci prova di nuovo, proprio perché non c'è nessuno, e a questo punto. Lui che cosa fa? Lei lo afferra per i suoi vestiti e come una sorta di violenza al contrario, cioè dove è la donna che sta quasi cercando in qualche modo di violentare l'uomo, afferrandolo e spogliandolo, e lui si dice che si spoglia della sua tunica e la lascia nelle mani di lei, quindi come un serpente, no? Vi ricordate che avevamo detto che è stato buttato nel pozzo con serpenti e scorpioni? Allora. In qualche modo è diventato un po' un serpente anche lui, lascia la pelle, cioè quella tunica che tanto odio gli era costata, quella tunica speciale che il padre Giacobbe gli aveva fatto fabbricare, che diciamo in realtà gli ha causato tutto l'odio dei fratelli, che i fratelli tanto gli invidiavano. Lui quella tunica finalmente se ne sveste, la lascia lì, ovviamente è una mia idea che sia la stessa perché noi sappiamo che la tunica di Giuseppe, quella speciale, viene dai fratelli. Tolta di dosso a Giuseppe e portata a Giacobbe con il sangue del capretto di cui abbiamo parlato. Però, insomma, immaginiamo un'altra tunica speciale che Giuseppe si sfila di dosso e la lascia in mano della moglie di Potifar, la quale a questo punto non sa più cosa dire e quando ritorna qualcuno a casa dice: lo schiavo ebreo che mi avete portato ha cercato di disonorarmi, di violentarmi e quando io ho gridato mi ha lasciato in mano il suo abito ed è scappato. Ovviamente, in un caso così è molto più facile credere a una donna che a un uomo, per quanto la situazione sia un po' assurda e poco verosimile in entrambi i casi, ma in ogni caso, lei, oltre ad essere la donna, è anche la moglie del padrone, quindi è evidente chi avrà la meglio. E poi c'è anche un piccolo momento di razzismo, se così si può dire, perché lei dice: questo uomo ebreo che mi avete portato, me l'avete portato per deridermi, per prendersi gioco di noi, quindi la mette subito sul tribale del noi e loro. E quindi ovviamente quando tutti sentono tutte queste terribili accuse rivolte verso Youssef, è chiaro che viene fatta una piccola inchiesta, ma insomma c'è poco da inquisire, e lei continua ad accusare questo schiavo ebreo di aver cercato di farle violenza, proprio perché in realtà lui non la vuole più. E lei dice appunto: e quando mi sono messa a urlare se n'è andato, eccetera. E lei impone in qualche modo al marito di licenziare Yosef e addirittura di metterlo in prigione. Potifar accetta, anche se ci possiamo immaginare che gli dispiacciano un poco. Comunque, il padrone di Yosef prende Yosef e lo mette in una prigione e lì rimane. È interessante notare che è la seconda volta in questa storia in cui Yosef è in un posto che alla fine è una sorta di pozzo, di cisterna, di bunker sotterraneo, di cantina. Continua a salire un attimo per poi riscendere, no? Dal pozzo a la cisterna, diciamo, di prigione d'Egitto. Però anche in prigione si verifica in qualche modo lo stesso miracolo, per cui Giuseppe immediatamente mostra le sue buone capacità, la sua abilità, la sua fortuna, la sua sveltezza nell'apprendere e anche, diciamo, il capo carceriere lo prende in simpatia, gli affida dei semplici compiti, ma che comunque gli consentono di godere di maggior libertà che i suoi, diciamo, colleghi, compagni di sventura. E quindi Giuseppe è un po' ancora una volta il responsabile di tutto, serve tutti, eccetera. E come sempre ci viene detto che non è tanto merito suo quanto del fatto che Dio è con lui ovunque vada, lo fa riuscire. E poi arriviamo alla storia che un po' tutti conosciamo, che appunto è tipicamente oggetto delle recite di Hanukkah. Ma intanto ve la racconto. A un certo punto siamo, come vedete, al capitolo 40 per chi sta seguendo. E dopo questi fatti, Chattù peccarono, sbagliarono, trasgredirono colui il quale versava il vino al re d'Egitto e colui il quale fabbricava, cuoceva, impastava, non so, il pane per il re d'Egitto, quindi il cosiddetto capo dei coppieri e capo dei panettieri, come sono solitamente chiamati. E il faraone si arrabbia con entrambi. E li sbatte in galera entrambi senza particolarmente preoccuparsi della loro sorte,
E vengono messi in custodia dal capo dei cuochi, il quale a sua volta ripassa a Giuseppe, che tanto non ha nient'altro da fare, e diventano in qualche modo amici. E poi arriva il momento in cui entrambi, sia il capo dei coppieri che il capo dei panettieri, fanno un sogno. E quindi, se ci pensate, in tutta questa storia di Giuseppe siamo alla seconda coppia di sogni. La prima coppia di sogni l'aveva fatta lui con i covoni, le spighe, le stelle, la luna e il sole. Questa era la prima coppia. E qui c'è una seconda coppia, cioè i due sogni del faraone, che tra poco rivedremo insieme, che sono appunto in qualche modo. Scusate, questi due sogni volevo dire del capo dei coppieri e del capo dei panettieri, e poi, che vedremo nella prossima puntata, i due sogni invece paralleli, scusate, paralleli anch'essi del faraone. Quindi in totale ci troviamo davanti a sei sogni divisi in tre coppie in questa storia. E quindi siamo a metà, esattamente, e sognarono tutti e due, sia il capo dei coppieri che il capo dei panettieri, nella stessa notte. E ogni volta che si parla di sogni qui si va a ravanare, a rovistare in cose stranissime anche linguisticamente, lessicalmente, perché letteralmente il verso 5 del capitolo 40 ci dice: e sognarono un sogno, l'ebraico ha l'accusativo dell'oggetto interno, quindi si può dire fecero un sogno. Tutti e due, entrambi, Ish Halomo, ognuno il suo, che è un po' evidente, cioè. Scusate, a meno di non dire che fanno entrambi lo stesso sogno, è evidente che ognuno fa il suo sogno. Ma nella stessa notte. E poi ci viene detto qualcosa di molto strano sul quale il Talmud elabora, e vi invito ad andare a riguardare, se vi interessa, la primissima puntata dei venerdì di Miriam Camerini sul sogno nella Bibbia e nel Talmud, e si parla anche di questo. Ognuno sogna, e poi ci viene detto Ish Kepitaron Halomo, ognuno secondo l'interpretazione del suo sogno, cioè questa idea fortemente contenuta nel Talmud, nel trattato di Berachot delle benedizioni, secondo la quale il sogno segue la sua interpretazione, cioè in realtà il sogno non ha una sua sostanza materiale, ma è a seconda di come ce lo si ricorda e ce lo si spiega che realmente esiste. E quindi ci viene detto che entrambe queste persone fa un sogno e lo interpreta e ne dà un'interpretazione. E poi ci viene detto che Giuseppe va da loro alla mattina e li vede, e sono tutti e due un po' così, diciamo, come gente che ha dormito poco. Li vede che sono agitati, stanchi, con la testa altrove, preoccupati. E quindi, Giuseppe chiede appunto a questi due ministri: cosa c'è? Cosa hanno le vostre facce che non vanno? Cosa succede? Perché siete così di malumore oggi? E il capo dei panettieri e il capo dei coppieri dicono una frase che poi dirà di lì a poco il faraone: Vayomru, e dissero a lui: Elav, Halom Halamnu, abbiamo sognato un sogno. E Ufoter en Oto, che è esattamente la stessa frase che dirà il faraone, e qualcuno che lo traduca, che lo interpreti, che lo spieghi, che lo risolva anche letteralmente, non c'è. E allora Giuseppe risponde un po' arrogantemente, un po' no: i sogni sono della divinità, forse che i sogni non appartengono a Dio, e così anche le soluzioni. Quindi, diciamo, vuole essere molto pio da un lato e rimandarli alla divinità, dall'altro dice subito dopo, con lo stesso fiato, Sapru na li, quindi raccontatelo, vi prego, a me. Quindi la curiosità prevale, quindi da un lato dice Dio è l'interprete unico dei sogni, noi poveri umani cosa possiamo fare, ma in realtà non resiste, vuole un po' che lo credano onnipotente. E allora, e accorcio un pochino, se no diventa molto lungo, raccontano entrambi la loro, ognuno la sua storia. Inizia il capo dei coppieri, quindi il sommelier di corte, diciamo,
e inizia a raccontare il suo sogno a Giuseppe e gli dice: ecco, io nel mio sogno, Vein è una frase, è una parola che spesso c'è nelle descrizioni dei sogni del Tanakh, ed ecco, quindi al presente, lo porta al presente, non è al passato, ed ecco, c'è della vite davanti a me, e su questa vite ci sono tre, diciamo, germogli, qualcosa del genere, tre rami in fiore, che sono appena sbocciati, che hanno appena fiorito, ma immediatamente invece ne viene fuori uno di questi rami che subito fiorisce, subito dà frutto e subito ha dell'uva matura. E io tengo in mano, dice il capo dei coppieri, il vino, il calice da vino, diciamo il bicchiere del faraone, e lo prendo questi chicchi d'uva o grappoli, che dir si voglia, e li spremo direttamente nel bicchiere del faraone e do il bicchiere in mano al faraone, quindi torno a servirlo sostanzialmente, a fare quello che facevo prima. E allora Giuseppe si ferma e gli dice: la soluzione per te è che queste tre piante di ulivo rappresentano 3 giorni, e fra ancora 3 giorni il faraone ti ripristinerà nella tua posizione, e quindi nuovamente potrai sederti e versare il vino nelle coppe reali e nelle coppe del faraone, avrai una nuova chance, diciamo. E Giuseppe immediatamente gli dice: per favore, se potrai essere così gentile da ricordare il mio caso quando vorrai, quando sarà il momento giusto, e mi farai chesed, mi farai misericordia, ricordami al faraone in modo che mi faccia uscire da qua, perché appunto Giuseppe è stato, come dire, imprigionato lì per una causa falsa, e quindi l'unica sua paura è che si dimentichi del suo caso. Insomma, siamo in una giustizia un po' premoderna, se vogliamo. Quindi, se quest'uomo veramente uscirà in libertà, Giuseppe gli dice: ti prego, ricordati di me, non mi abbandonare. E dice: perché sono stato rapito dalla terra degli ebrei, e anche qui non ho fatto niente di male, e però mi hanno messo babor nella cisterna, quindi è come se tutto tornasse, no? Giuseppe alla fine finisce sempre nel pozzo. E quindi, vabbè, il capo dei coppieri è tutto contento, ma non ci dice niente, non si dice neanche se accetta o no questa proposta di Giuseppe di ricordarlo al faraone, va per la sua strada per ora. E allora ci viene detto che, poiché il capo dei panettieri aveva visto che Giuseppe aveva interpretato bene il sogno, dove per bene si intende anche in maniera positiva e speranzosa e ottimista, e quindi il capo dei panettieri dice a Giuseppe: Afani bachalomi, bla bla bla, cioè anch'io nel mio sogno, quindi si rapporta al fatto che Giuseppe ha appena interpretato quei primi sogni e finge forse di non sapere, o non sappiamo, comunque, cioè, beh, diciamo, vuole, spera di avere una simile profezia, se vogliamo, cioè che anche il suo sogno venga interpretato nello stesso modo. Infatti, per questo dice: anch'io, come dire, dammi la stessa spiegazione. Anch'io nel mio sogno stavo, davanti a me c'erano 3 ceste di pane, e stavano sulla mia testa queste ceste di pane, e nel cesto più in alto c'era il cibo del faraone, proprio pane, come dire, molto pregiato e sofisticato, bianchissimo. E un uccello lo mangiava direttamente dal cesto sulla mia testa. E Giuseppe risponde anche a questo sogno e dice al capo dei panettieri: questa è la soluzione, questo è, diciamo, il significato. Di qui a 3 giorni, che sono rappresentati dai 3 cestini, il faraone metterà sulla tua testa e una corda e la appenderà a un albero, e poi gli uccelli mangeranno la tua carne di dosso a te. Quindi, in qualche modo, Giuseppe gli sta dicendo in maniera neanche tanto sottile che sarà impiccato di lì a 3 giorni, quindi che la sua sorte sarà ben diversa da quella del capo dei coppieri.
E il terzo giorno da questi fatti è il compleanno del faraone, il quale in effetti si ricorda di avere quei due poveretti in galera da chissà quanto, e viene riabilitato il capo dei coppieri, appunto un po' la profezia si avvera, mentre il capo dei panettieri purtroppo viene impiccato. Quindi il capo dei coppieri torna al suo posto di lavoro, il capo dei panettieri non c'è più, serve lui stesso che faceva il pane da cibo per gli altri uccelli, e si dimentica anche di parlare di Giuseppe, e ci sono questi ultimi versi che ci dicono che il capo dei panettieri appunto viene impiccato, e che il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò, cioè questo doppio verbo apparentemente ridondante, prima con la negazione e poi col positivo, che dice appunto il capo dei coppieri non si ricordò di Giuseppe e lo dimenticò. E a questo punto, con tutta questa suspense del momento, io vi lascio qui. Abbiamo finito di leggere insieme il 40° capitolo della Genesi, quindi sentitevi fieri. Salutate ancora una volta le candele di Hanukkah. Abbiamo studiato proprio uno dei passaggi che è tipico leggere, come dicevo, per Hanukkah, e anche, combinazione vuole, è la Parashah, la pericope, il brano di Torah che si leggerà, se Dio vuole, proprio nelle sinagoghe di tutto il mondo questo Shabbat. Quindi qualcosa di veramente molto molto importante. Siamo proprio nelle parashot di questa settimana, se vogliamo, insomma, molto bello. Anzi, no, il pezzo che abbiamo letto oggi si è già letto, a dire il vero. Quello che ci teniamo per la prossima volta sarà quello di questa settimana nelle sinagoghe. Ma in ogni caso, appunto, ci troviamo proprio nel pieno della storia di Giuseppe. Quindi, con questa bella suspense, vi auguro Chanukah Sameach, una festosa festa delle luci, e vi do appuntamento alla prossima settimana con un proseguimento, forse addirittura la fine della storia di Yosef, di Giuseppe. Arrivederci.